Sei solo un vigliacco schifoso. Adesso t'ammazzo io, pezzo di merda. No, non mi sporco le mani con te. Non ti darò questa soddisfazione. Non la meriti, sei un verme. Prego. Ma non ho chiesto l'acqua. Sai bene che non puoi bere altro, eh? La pillola. Ma sei contenta? Sì, sono contentissima. Vabbè, vi lascio soli. Con questa penso che guarisca. Non si fida di me. Mi tratto come un ragazzino. Ti vuole bene. Lo so, lo so. Se non ci fosse Gigi sarei preoccupato per lei. Non riesco ad immaginarla senza di me. Ma che diavolo stai pensando? Beh, lasciamo stare. Veniamo al motivo della tua visita. Non riesci ad immaginarlo? Temo di sì. Come stai? Come sto? Io per venire lì ci ti hanno dato poco, ma c'è una pelle, fortunatamente mi sono subito cacato sotto. Tenevi i cibi sotto maglione. Ma tu sei lì? Ah, ma perché tu avevi pensato che era Turisina? Io sono più napolitano di Gigi. Ma che figlie latrine. E chi so credi? E che può fare? Capo di fatica a Napoli, fa solo l'extra comunitario. Brava lì, è brava lì. Ma lo sai che tu mi hai salvato la vita? E mo che posso fare per te? Mi accompagna subito a casa, perché me ne hai già preparato la valigia. E me ne vado in Tunisia. A Tunisia? E che mi fa? Ehi, che vuoi Tunisia a Napoli, non si può fare, capo napolitano a Tunisi. Si sembrano figlie latrine, ci sarei da fare. Andiamo su. Fam presto, accompagnami a casa. Sergio, questa volta rischia la galera. Ti prego, Mario, tu sei l'unico che può convincere Gigi a non denunciarlo. Non sarà difficile nascondere i fatti. Possiamo dire che il colpo è partito accidentalmente, che doveva essere tutto uno scherzo, eh? Sergio ha sparato addosso a un uomo che solo per caso non era Gigi. Ti rendi conto quello che dice? Sai che penso? Lo stai negando due volte. Due volte! Nella vita e nella morte! Non bestemmiare! Solo Dio è testimone del mio grande tormento. Mario, tu mi capisci, vero? Ciao, papà. Che state facendo qui a quest'ora? È tardi. E perché state urlando? Buonasera, signor De Angelis. Ciao, come sta quel ragazzo? Fortunatamente si è salvato perché aveva dei CD sotto al maglione. Mi dispiace, sono davvero mortificato. Scusate, ma si è fatto tardi. Io devo andare. Ciao Gigi, scusate. Buonasera. Papà, è stato terribile. Lo so. Potevo ucciderlo. È stata questione di un attimo. Ma non l'hai fatto. Ma perché? Perché non l'ho fatto? Che cosa mi ha trattenuto? Eppure era lì immobile. Avevo la sua vita nelle mie mani. Sembrava quasi che mi invitasse ad ammazzarlo. Sì, andiamo a bordo, ma devo spieghi, ma essere risposto ad ascoltare la verità. Una verità che potrebbe cambiarti la vita per sempre, figlio mio. Tanti anni fa, di fronte all'appartamento dove io abitavo, quando io
quando io ancora non ero nessuno. C'è Stefano Guaglione, graziosa, riservata e di buona cultura. Amava la musica ed è stata una delle mie prime ammiratrici. Si chiamava Lucia e conoscette un giovanotto appartenente ad una famiglia ricca, molto in vista in città. Ancora oggi mi sembra di vederla sul pianerotto, la mano rinda in mano, a parlare d'amore. Io spesso si disturbava, perché rientrava sempre tardi dal lavoro. Essa mi diceva: signor, ma quando io e Lucia ci sposeremo, la prima partecipazione sarà la vostra. E rispondeva: grazie, grazie, avvisatemi in tempo, perché voglio farvi un bel regalo. Canterete per noi? Con piacere, dicevo io. Mi sarebbe piaciuto davvero farlo. Ma non si sposarono mai, perché la famiglia di Ruglie lo impedì. Perché Lucia era una semplice e povera insegnante, non degna della loro posizione sociale. Lasciarono che si vedessero finché non nacque il bambino. Chi lo creatura? Sì, tu. Ma allora, chi è mio padre? T'ha visti nascere. Mentre tua madre morì per darti alla luce, finché la famiglia non venne a conoscenza della faccenda. A tuo padre lo mandarono via da Napoli e tu eri diventato un grosso problema. Ma dopo un anno lui tornò e sposò una ragazza molto ricca ed ebbero un figlio. Sergio. Sì, Sergio è tuo fratello, da questo non l'eccisa. È Mario De Angelis, il tuo vero padre. Dopo la morte di Lucia sei stato cresciuto dai nonni. Prima che morivano ti affidai a me. È stata la scelta più felice della mia vita. Adesso è tutto chiaro. Mio padre ha cercato di darmi quello che mi aveva negato ed ha scaricato su Sergio quello che non era altro che una sua colpa. Credo che non l'abbia mai accettato. E Sergio ha sentito tutto il suo rifiuto. Ma adesso le cose possono cambiare. E tu puoi fare in modo che succeda. Non volendo gli hai portato via tante cose. L'affetto di un padre, la sua stima, la sua donna. Lo capisce? Cosa provi per quella ragazza? Papà, io credo di amarla. Credere non basta. Credere non basta quando c'è in gioco la vita di due persone. Ma sei sicuro che volebbe bene a essa e non ricordi della tua Laura? Vai da tuo padre, vai da lui. Sono 30 anni. Sono 30 anni che ti aspetto. 30 anni. Buongiorno. Ti ho preparato una bella colazione. Cornetti, tè, aranciata, proprio come piace a te, papà. Rosa? Sì, papà. E Gigino non fa colazione? Ma Gigino è andato a casa del padre. Il padre? Troppo 30 anni. Se vuoi, se mi vuoi io sono in cucina, eh? Oh, padre. Oh, oh, oddio. Oh, 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 oh.